Allora, ciao a tutte e benvenute in questo nuovo video. Come potete vedere, non è un vlog, ma è un video sui libri. Io sono un amante dei libri, ve lo dico subito. Non so se è meglio senza occhiali o con gli occhiali, aspettate, cerco di mettermi. Ok, io sono un amante dei libri. Mi piace tantissimo leggere libri pratici. Concreti, ecco, piuttosto che leggere libri sul Kindle, che io ho anche perché ne ho due, uno è il mio e uno era di mio padre, che ho passato a mio marito. Però devo dire la verità, come tenere in mano un libro, sfogliare le pagine, sentire anche l'odore del libro, le copertine, eccetera, secondo me non c'è niente, non c'è paragone. Quindi io continuerò a comprare libri piuttosto che scaricarli sul Kindle. Allora, qui vedete tutti gli ultimi acquisti che ho fatto in materia di libri. Calcolate che io devo ancora finire la saga di Kerry Maniscalco, la sto terminando a breve, e devo iniziare anche la saga delle sette sorelle, che sono sette libri ovviamente, quindi piano piano la dovrò iniziare, però io di solito tra una saga e l'altra mi ci metto in mezzo delle cose che non hanno un continuo, nel senso che sono un libro e poi finisce là la storia, perché sennò diventa un po' tutto troppo lungo. E niente, quindi ho comprato questi libri che non sono saghe, sono dei libri singoli, mettiamola così, non so come descriverveli. Ecco, questi non l'ho comprati tutti insieme, ovviamente, l'ho comprati nell'arco di 4-5 mesi, quindi stiamo parlando da quest'estate. Calcolate che io ho pochissimo tempo per leggere. E, purtroppo, perché avendo due figli, dovendo portare avanti una casa, eccetera, non ho tantissimo tempo per leggere. E la sera, devo dire la verità, è il momento in cui non leggo proprio, a meno che non mi sono riposata o ho avuto una giornata un po' meno faticosa del solito. Di solito tendo a leggere il pomeriggio o la mattina se non ho nulla da fare. In questo caso, tipo oggi, no? Per esempio, io stamattina ho finito di pulire e sono le 10 e 10. Se non avessi dovuto girare questo video, molto probabilmente mi sarei messa sul divano a leggere libri. Però mi avete chiesto di farvi questo video sui libri e ve lo sto facendo. Volevo fare una premessa. Allora, mi è stato chiesto di fare più video alla settimana. Io faccio più video alla settimana. Il mio problema, fondamentale è che io non ho la fibra ancora qua da me e quindi per caricare un video io devo veramente starci almeno più di 12 ore sicure, perché purtroppo la linea che ho io di internet qui non è veloce. Quindi appena avrò la fibra, vi assicuro che caricherò più video a settimana. Per adesso dovete accontentarvi di questo perché non ho altro modo, sinceramente, di caricarvi video. Cercherò di girarvi più video durante una giornata in maniera tale da potervi programmare la messa online dei video. Ok, vabbè, fatta questa piccola premessa perché mi era stato chiesto tutto qua, inizio con farvi vedere i miei libri. A random non c'è una scaletta, quindi prendeteveli quelli che vengono. Partiamo dal primo, che è questo libro qua di Asia Argento, Anatomia di un cuore selvaggio. Allora, io sono un amante di Asia Argento. Non Asia Argento attrice, Asia Argento personaggio. So che è una donna molto travagliata, però a me piace tantissimo. La seguo su Instagram, insomma, sono abbastanza affezionata. E quando è uscito questo libro ero un po' tentennante perché questo libro parla praticamente di lei, della sua vita, del suo passato con un padre comunque famoso che è Dario Argento, quindi ero abbastanza
ero molto 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 curiosa di leggerlo. Infatti, appena finirò la saga di Harry Maniscalco, lo leggerò immediatamente perché mi piace veramente molto come donna. E niente, la copertina pure mi piace perché è il cuore trafitto e appunto Anatomia di un cuore selvaggio. Poi, altro libro, questo non è un libro, diciamo, nuovo, tra virgolette, ma è un libro che c'è da almeno 3-4 anni sicuri, ma penso anche di più, che è Il magico potere del riordino di Marie Kondo. Praticamente questo è un libro, diciamo, introspettivo. Sì, mettiamola così, introspettivo, perché praticamente vi aiuta a capire e a fare ordine nella vostra vita internamente e esternamente in quello che vi circonda. Io ho un po' rubato, rubicchiato, diciamo, in questi anni un po' la sua teoria, un po' la sua filosofia, guardando i video che hanno parlato di questo libro, però diciamo mi ero ripromessa di prenderlo per leggerlo. Adesso sono arrivata al punto che l'ho acquistato e quindi appena avrò un attimo di tempo, perché comunque deve essere una lettura rilassante, quindi diciamo che devo cogliere quegli attimi per poterlo leggere e niente, ho quindi questo qui. Poi passiamo a due libri che trattano dello stesso argomento e che si rifanno, diciamo, un po' a quello che vi avevo detto nell'ultimo vlog, dove vi parlavo praticamente delle mie saghe preferite da sempre, che sono quelle che sono orientate un po' sulla magia, sul soprannaturale, vampiri, demoni, eccetera. Infatti, la mia saga preferita è Harry Potter. Ho messo praticamente un reel su Instagram dove vi faccio vedere tutto quello che io ho di Harry Potter, che è poco, ma vi assicuro che, cioè, quando l'ho viste quelle cose ho detto no, le devo assolutamente prendere. Ora, tralasciando i libri e il DVD, però andate a vedere il reel perché ci sono delle cosine molto 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 belle. Vabbè, comunque, tornando al discorso passione, magia, soprannaturale, eccetera, ho comprato questi due libri. Allora, la Wicca è una religione, tra virgolette, è una religione basata più che altro sugli elementi naturali, quindi sui fiori, sugli alberi, sulla terra, è tutto molto naturale, ok? E io avevo già letto questo quando andavo, mi pare, i primi anni di università, sì, perché me l'aveva prestato un mio amico. Quindi io questo qui praticamente in realtà l'ho già letto, però non è che mi ricordo proprio tutto, 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 e quindi l'ho voluto riprendere. Vedete, vi spiega. Per chi è un amante, come me di queste cose, è molto, molto carino, è molto, molto bello. Ed è quello proprio per... Ho voluto prendere quello proprio per principianti, per avere un po' un'infarinatura, perché poi prenderò un altro. E ho preso anche questo, che è proprio il libro degli incantesimi. Cioè, è un... ci sono tutta una serie di incantesimi che servono proprio... ora mi viene pure da ridere a spiegarvelo, però sono degli incantesimi che tendono a portare fortuna. Non vi so, il termine fortuna non è giusto. Sono incantesimi che vi motivano, vi indirizzano verso un qualcosa di positivo. Ecco, vabbè, spero di essermi spiegata. Adesso non mi viene, non mi vengono le parole precise per spiegarvelo, però ecco, li ho voluti prendere perché a me ha sempre molto intrigato. E poi mi deve arrivare anche un'agenda per il nuovo anno dove proprio andrò a trattare solamente di questo ed è proprio un'agenda Wicca dove ci sono all'interno di questa agenda ogni incantesimi di ogni giorno, diciamo cose del genere. Lo so, è una cosa un po'. Cioè, c'è chi ci crede, c'è chi non ci crede, c'è chi lo prende come un gioco, c'è chi lo prende come una cosa più seria.
Vi devo dire la verità, io non penso che, allora, non credo alla magia nel senso tipo Harry Potter, perché quella non esiste ovviamente, però penso che ci siano delle cose, degli elementi che influenzano la nostra vita. E questo libro, ecco, tende proprio, questi libri sulla Wicca, su questa tipologia di religione, tra virgolette, tende proprio a spiegare questo, cioè l'influenza degli elementi naturali sulle nostre vite. Ecco, sono riuscita a spiegarvelo, vedete? Cioè, piano piano uno ce la fa. E niente, vi farò sapere. Se c'è qualcuna che mi sa indirizzare su qualcosa su questo genere, me lo può scrivere nei commenti. Vi dico subito che commenti, ma che pensi a queste cose? Ma guarda che è pericoloso, ma guarda che sono tutte stupidaggini. Ragazzi, ognuno è libero di pensare, di vedere, di leggere, di credere in quello che vuole. Io non vi sto dicendo che dovete per forza, seguire questo mio pensiero, ognuno fa quello che vuole. Ci siamo capiti? Benissimo. Andiamo avanti. Allora. Questo libro è, penso, uno dei libri più belli che io abbia mai visto a livello di copertina e a livello proprio di libro in sé. Il libro è questo, Il giudizio di Persefone. Tratta proprio della storia tra Ade e Persefone. Non è, quindi stiamo parlando comunque di un testo antico. Ma la bellezza di questo libro è proprio il libro, cioè la copertina, quello che c'è dentro, i disegni, cioè guardate, tutto fatto perfettamente e scelto dall'autrice stessa, che è Giulia Calligola. Allora, lei ha fatto uscire altri libri. Però non in questo modo, e c'è stata una ragazza che gli ha chiesto se era possibile far uscire anche gli altri libri in questo modo, perché questa edizione l'ha curata tutta lei nello specifico, e lei ha risposto di sì. Quindi io sto aspettando che escano gli altri due. Nel frattempo mi leggo questo, ma è veramente bello. Una volta che ce l'avrò tutti e tre, li metterò uno sopra l'altro e li metterò in bella vista, perché sono veramente belli. Ma poi quando io l'ho visto su un video su YouTube, perdeva. Invece, quando mi è arrivato a casa e l'ho sentito, è veramente vita, proprio, cioè, la bellezza di avere un libro in mano, cioè, non so spiegarvelo. Veramente, veramente bello, fantastico. Sono proprio quei libri da collezione. Poi, altro libro che ho preso è questo qui, è Rosso, Bianco e Sangue Blu. Allora, questa è una storia che tratta di una amicizia barra amore tra due nobili. Non mi ricordo bene i nomi. Aspettate, che ve lo leggo. Allora, eccolo: Alex e Harry. Nomi non messi a caso. Uno è il figlio del presidente degli Stati Uniti, l'altro un principe in linea di successione al Regno Unito. Ogni riferimento è puramente casuale. Vi farò sapere. Mi piaceva tantissimo l'idea di scrivere un libro appunto su questa storia di amicizia che poi si trasformerà in amore, punto interrogativo. Però tra due maschi, perché si parla sempre di amore tra due donne, amore tra due maschi non se ne parla tantissimo, però mi piaceva molto, anche perché mi piaceva l'immagine che hanno messo, perché questo qui sembra il principe di Cenerentola, paro paro. Quindi niente, l'ho voluto prendere, vi farò sapere com'è. Poi passiamo a un altro libro. Quest'altro libro ve l'ho fatto vedere in un blog, ma non ci perdo tanto tempo. È questo qui, sono le indagini di Don Matteo, ragazzi.
le indagini più emozionanti. Io sono, ecco, un altro genere che mi piace molto è il genere giallo. Infatti io ho praticamente parecchi libri di Montalbano. Ho addirittura il libro che si chiama 365 giorni con Montalbano e sono tutta una serie di indagini di Montalbano scritte benissimo. Io infatti amo tantissimo Camilleri come scriveva Montalbano e sono curiosa di vedere se anche queste indagini di Don Matteo mi piacciono quanto quelle di Montalbano, perché io Don Matteo comunque mi piace tantissimo come telefilm, come serie TV. Mi dispiace che in quest'ultima serie che stanno girando di Don Matteo non ci sarà più Terence Hill, ma ci sarà Raoul Bova. Non lo so, per quanto Raoul Bova è un bell'uomo, però non penso che possa riuscire a incarnare allo stesso modo come ha fatto Terence Hill in tutti questi anni Don Matteo. Staremo a vedere. Però io intanto il libro l'ho preso perché mi piaceva molto. Poi andiamo avanti. Allora, ho preso anche questo, ve l'ho fatto vedere in un vlog, ed è il libro di Arsenio Lupin, Ladro Gentiluomo. Allora, questo qui io l'ho trovato da Giunti e praticamente era l'unico che aveva proprio la copertina come il telefilm di Arsenio Lupin che io ho visto e che sto aspettando che esca il seguito. Però questo libro qui è proprio il libro che il protagonista di questa serie TV regala al figlio, perché questo protagonista praticamente sarebbe Arsenio Lupin e gli dice al figlio che è stato particolarmente ispirato nella sua vita da questo libro e gli regala questo, proprio con questa copertina qua. Poi in più è simil vellutino, non ve lo so spiegare, quindi è molto molto bello anche questo. Sembra uno di quei libri messi così, di quelli tipo da biblioteca antica. Bello, molto molto bello. Però la storia, insomma, è quella di Arsenio Lupin, semplicissimo. All'interno ha anche alcune immagini del telefilm, perché ovviamente è il libro da cui ha tratto ispirazione, il telefilm. Questo è il telefilm. Bellissimo, il telefilm, mi è piaciuto tantissimo, vi lascia con l'ansia perché finisce in un modo pessimo, secondo me, però capisco che è per far andare avanti lo spettatore. Altro libro, questo è l'ultimo episodio di una saga di Elena Ferrante, Storia della bambina perduta, che sarebbe l'ultimo capitolo dell'Amica Geniale che è uscito in TV. E che io una volta uscito ho letto perché l'avevano regalato a mia madre. Poi sono, a parte la storia che mi è piaciuta tantissimo, ma poi sono rimasta molto affezionata a quel libro, a quella serie, perché era la serie preferita di mia madre. E quindi, diciamo, nel corso degli anni. Ho deciso di terminare, diciamo, il suo desiderio, che era quello di poter leggere tutta la saga, e lo sto facendo io. Niente, quindi ecco, questo è l'ultimo capitolo. I primi tre li ho già letti, me li sono praticamente divorati, perché Elena Ferrante è molto molto brava nello scrivere. Riesce a tenerti incollato e a farti andare avanti. Non è una di quelle che scrive e poi tu rimani lì e dici vabbè, lo continuo dopo perché adesso non c'ho voglia. No, lei proprio ti tiene incollata. Infatti sono dei libri che io ho finito in pochissimo tempo, quelli di Elena Ferrante, e voglio vedere se ha scritto qualcos'altro. Intanto finirò questo, che è l'ultimo capitolo, così almeno ho concluso anche quest'altra saga. Poi, altro libro, anche questo ispirato, cioè ispirato, no, anche questo è la serie Netflix è stata ispirata da questo libro ed è La regina degli scacchi. Allora, io ho amato tantissimo il telefilm per lei, cioè lei è una bomba di attrice, ha questo sguardo, questa mimica facciale che veramente, cioè ragazzi, è inquietantissima, però fa parte del suo personaggio. E ho voluto prendere il libro.
Di solito i libri mi piacciono molto di più dei telefilm, quindi spero vivamente, visto che il telefilm mi è piaciuto molto, spero che il libro mi piaccia altrettanto, se non di più. Vi farò sapere. Poi andiamo avanti. Questi sono tre libri che ho preso così, senza sapere nulla, solamente perché ne parlavano bene. Uno è La regina delle sirene. E praticamente parla di una principessa che praticamente viene trasformata dalla regina dei mari in un essere umano. Quando ho letto questa cosa mi ha un po' riportato alla storia della Sirenetta, che è uno dei miei cartoni preferiti della Disney insieme a Aladdin. Queste sono le mie due storie preferite. E quindi una volta che ho letto così, ho detto no, assolutamente lo devo leggere, capirai, poi un animale fantastico, un essere fantastico come la sirena, cioè che fai, non te lo compri? Cioè già solo perché parla di sirene te lo dovresti comprare. Comunque, staremo a vedere com'è. Le recensioni ne parlavano molto bene su Amazon. Vi farò sapere anche di questo. Ne mancano due, intanto c'ho l'aghi dietro che si gratta. Allora, mancano due libri. Allora, uno è questo, è Diamante Nero. Allora, devo dire la verità, di questo libro mi ha attirato tantissimo la copertina. Qui non si è, mi ha riportato a Twilight, praticamente. Vi farò sapere. Non so neanche di cosa parli in realtà. Anche qui sì, si parla di praticamente istituti. Niente, vi farò sapere. Questo veramente, devo dire la verità, non ho neanche letto tantissimo, neanche la prefazione. L'unica cosa che non mi piace, io non sono molto amante dei libri questi con la copertina morbida. Infatti, se ci fate caso, ho quasi tutti i libri con la copertina rigida, perché io tendo a fare questo. Vi faccio proprio capire, io tendo a fare questo. Tendo a levare le copertine, queste qui, perché parecchie volte i libri all'interno sono molto molto più belli delle copertine queste. E quindi io leggo il libro praticamente senza copertina, così. E mi dà un po' l'idea di quei libri. Vabbè, io mo su sta cosa verrò presa in giro. Mi ricorda un po' le vecchie biblioteche, quelle che avevano i libri in pelle, marroni, quelli lì, insomma. Quindi, vabbè, è una cosa mia. Comunque, con questi libri qui con la copertina rigida lo posso fare, con questi libri qua non posso. Quindi, questo forse è l'unica pecca, che ha questo libro, però la copertina esterna mi ha attirato tantissimo, quindi l'ho preso praticamente solo per questo. Questo forse è l'unico libro che ho preso un po' così. E infine abbiamo il famosissimo Ragazza Serpente Spine. Questo libro di Melissa Bashardust praticamente parla di una principessa di nome Soraya, che è stata praticamente tenuta nascosta per tutta l'infanzia fino a che non è uscita. Praticamente Soraya è diciamo una principessa che avvelena tutti quelli che la toccano. Allora, parliamone. Cioè, allora, già il libro in sé è bellissimo perché è questo color verde acqua chiarissimo che voi vedete bianco con questi fiori e ragazzi, questo è rosa. Cioè, dà l'idea proprio del libro delle fiabe. Quello che leggete ai bambini piccoli, ecco, mi dà proprio quell'idea, proprio libro romanzo da donna, da femmina. Quindi l'ho voluto prendere in più. Cioè, guardate che bello che è, guardate. Cioè, io amo, amo proprio, amo. Vabbè.
Tutti quanti ne hanno parlato benissimo di questo libro, tutti quanti lo consigliano, sia su Amazon che sui vari video che ho visto su Instagram, eccetera. E quindi niente, vi farò sapere com'è. Anche questo è un bel mattoncino, però è un bel mattoncino rosa. Cioè, guardate, è veramente bello questo libro. Vabbè, niente, tutto qua. E io ho finito tutti i libri. Sono 25 minuti che vi sto parlando. Sicuramente questo video non lo vedrete subito. Quindi vi saluto, vi mando un bacio. Fatemi sapere qui sotto con un commento se ci sono dei libri che mi consigliate di leggere, se anche voi avete letto uno di questi. Se vi piace se vi piacciono i libri che vi ho fatto vedere. Niente, tutto qua. Mettete un pollice in su se vi interessano questa tipologia di libri, se vi sono piaciuti i libri che vi ho mostrato, se vi è piaciuto il video in sé. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, così mi aiutate a crescere e ci vediamo al prossimo video.